quel Tito Guerri che a sua volta si apriva con le musiche di Gustav Holst, no? Dall'opera The Planets, i pianeti che accompagnavano queste immagini, le cave, che suggerivano, no? questo ambiente alieno, tanto quanto alieni sono i pianeti raccontati da Holst nella sua opera Vincenzo. Perché è interessante, perché qua invece affronteremo un argomento limitrofo, riprendo proprio dalla presentazione. La storia della musica elettronica è forse in grado di suggerire traiettorie non scontate sul nostro rapporto con l'habitat che abitiamo, tra fantasia di un pianeta incontaminato e una realtà segnata dall'intervento dell'uomo sull'ambiente che lo circonda. E di questo appunto chiacchiereremo un po' qui, lo farò assieme a Sara Catenacci, con la mia collega Annero, e che ci aiuterà anche a visualizzare alcuni passaggi di questa chiacchierata. Noi parleremo di immaginari, non entreremo, diciamo, nel dettaglio delle teorie che su questi temi sono state sviluppate, teorie anche molto dense, anche molto importanti, che soprattutto negli ultimi anni sono prodotte con una certa frequenza. Ci terremo appunto più sul lato di cosa queste musiche evocano e suggeriscono riguardo al tema che abbiamo appena accennato, e lo faremo anche con dei brevi estratti musicali per meglio comprendere questo percorso, che è un percorso, se vogliamo, arbitrario. Si possono scegliere mille approcci per trattare questo argomento. Nel mondo della musica e soprattutto della musica elettronica c'è anche tutta una corrente che ha affrontato in maniera esplicita questi argomenti, ma noi la terremo da parte, faremo, diciamo, un discorso più randomico, con un taglio para storiografico, e comincerei appunto subito con l'ascolto di un brano per dare l'abbrivio a questo viaggio. Ruote e ambizioni preparano nel cuore dell'ingranaggio l'esaltato clamore della nuova giornata. Allora, il brano che abbiamo appena ascoltato, un brano veramente storico, importantissimo della cultura musicale italiana e non solo, si intitola Ritratto di città, è un brano del 1954 di Luciano Berio e Bruno Maderna, ed è il brano, diciamo, simbolo dello studio di fonologia della RAI di Milano, che vediamo qui ritratto, anche se loro due non sono Berio e Maderna, sono Luigi Nono e il grande Marino Zuccheri. Lo studio di fonologia della RAI di Milano è stato uno dei grandi centri di produzione e di ricerca della musica elettronica di ambito colto, anche perché all'epoca, diciamo, fuori dall'ambito colto di elettronica ce n'era poca. In Ritratto di città, lo dice il titolo, Berio e Maderna ricorrono all'elettronica per dipingere un immaginario molto molto preciso, no? Che è quello della grande metropoli industriale, della città delle fabbriche, dei palazzi in vetro e cemento, sono gli anni, non so, del grattacielo Pirelli, di questo immaginario qui, no? Quindi se la città, opponendosi, no, al dominio della natura, è il regno dell'artificiale, dell'inorganico, forse persino dell'inumano, diciamo, quale linguaggio migliore, no? che la musica elettronica per descrivere questo paesaggio qui, che è una musica essa stessa artificiale, simbolo per definizione della tecnologia prodotta in laboratorio. Vedete questi laboratori che assomigliano, non so, agli interni di qualche industria aerospaziale del periodo. E quindi il binomio, diciamo, che non solo per quanto riguarda la ricerca italiana di quegli anni, ma che più o meno emerge dalla prima ricerca elettronica di quegli anni in ambito colto, esattamente questo: la musica elettronica come linguaggio perfetto, linguaggio, diciamo, per definizione associato al dominio dell'artificiale e del antinaturale, mettiamolo così. Il prossimo ascolto invece, diciamo, ci porta un po' da un'altra parte. Thank you.
Allora, loro erano il KLF da un disco del 1990 che si intitola Chill Out. È una musica molto diversa, non so se l'avete notato rispetto, vi faccio riascoltare. Questo è? C'è una leggera, un leggero cambio di clima, diciamo così. Innanzitutto è una musica, quella di KLF, che non viene più dall'ambito colto, ci siamo spostati diciamo in un ambito pop, extra colto, chiamiamolo così. Comunque è musica elettronica a tutti gli effetti, anzi una scuola elettronica molto precisa, molto nota, molto connotata, musica cosiddetta ambient. E che tipo di immaginario, diciamo, evoca questa musica? Ce lo dice proprio la copertina del disco in questione, cioè delle pecorelle in mezzo a un prato. E, il disco stesso, questo disco qua, Chill Out, è concepito come un viaggio nella natura dei due KLF, nella natura americana, insomma una cosa abbastanza diciamo, particolare, come particolare a tutto quello che faceva questo duo, di cui non avremo tempo di parlare, però diciamo che in questo caso cioè, particolarmente lampante lo slittamento con un linguaggio come quello della musica elettronica ha compiuto in diciamo 35 anni circa, 40 anni circa, quindi dal freddo linguaggio della titanica metropoli industriale ai paesaggi bucolici con le pecorelle che si rilassano e prendono il sole. Ed è uno slittamento in realtà molto interessante per quanto mi riguarda. Noi ormai tendiamo a darlo per scontato, l'abbiamo introiettato, però secondo me tra le pieghe di questo slittamento si nasconde un interrogativo diciamo, non così banale, ecco, che magari affronteremo, spero, insomma, adesso. Però passiamo adesso al terzo ascolto, che è questa roba qui. Welcome to the new world. The world of the ecological future. High technological artificial intelligence had to exterminate humanity to save nature. Because nature has higher priority than humanity. Allora, questo è ancora un brano di elettronica diciamo non colta, però se vogliamo come atmosfere siamo più prossimi diciamo, al clima ansiogeno evocato da Berio e Maderna no? Nel primo brano. Niente atmosfere bucoliche, niente aria rilassanti, solo diciamo dei rumori angoscianti. La cosa curiosa, poi magari avrete anche sentito il testo, se vogliamo chiamarlo testo, diciamo, quello che veniva recitato da questa voce artificiale all'interno del brano, l'immaginario che un brano del genere vuole evocare ha però qualcosa in comune con quello dei KLF, delle pecorelle sul prato che vediamo ancora dietro di noi. È una traccia, questa che abbiamo appena ascoltato, questo estratto che abbiamo appena ascoltato, di un musicista che si fa chiamare Tropical Interface e la traccia come titolo porta Eco World, mondo ecologico. È tratta da una raccolta che si chiama Eco Modern, che credo sia uscita un paio d'anni fa, è pubblicata da un'etichetta che si chiama a sua volta Eco Futurism Corporation. E dalle pecorelle diciamo, siamo passati ad altri animali che popolano questa natura di piante, felci e alberelli. No, che animale è Sara? Non lo so, aiutami. Robottino. Un robottino. Drone. Un robot, un'intelligenza artificiale che proviene... No, diciamo che è chiaro l'oggetto di questa musica. Da una parte è il medesimo no, dei KLF, no? Il mondo, tra virgolette, della natura, un mondo di piante, di alberi, di prati verdi, però è una natura di segno diverso, una natura che si sposa e si confonde proprio con l'elemento artificiale, con l'irruzione della tecnologia che piomba insomma, questo ambiente e così via. Questi tre esempi da cui siamo partiti
ci possono, tra i tanti, come dicevo prima, ci possono aiutare a tracciare un percorso sul legame, no, che c'è, sul rapporto che c'è tra musica elettronica, e quindi tra questo linguaggio musicale, tra il linguaggio musicale tecno-artificiale per eccellenza, e la produzione di immaginario per quanto riguarda quella che chiamiamo ancora natura e che ancora, diciamo, tendiamo, diciamo, nell'immaginario comune, condiviso, generalista, tendiamo a considerare, a idealizzare, diciamo, con una specie di primigenio Eden incontaminato, non corrotto dall'intervento dell'uomo, dai prodotti dell'uomo e così via. D'altronde, cioè, la dicotomia classica prevede, no, naturale da una parte, artificiale dall'altra, organico da una parte, inorganico dall'altra e così via. Io penso che la storia della musica elettronica, nei suoi mille rivoli, possa aiutarci, diciamo, a interrogare queste dicotomie. E tra le varie linee che possiamo tracciare, tra le origini di questo percorso che possiamo individuare, una molto chiara, cioè da dove viene tutta questa roba, di chi è la colpa? La colpa, come al solito, è del 68, diciamo degli anni 60, questa è un'immagine molto molto celebre che non potevamo non mettere proprio per contratto, come lo racconti tu. Sì, questo è uno dei collage di Super Studio per la serie Super Superficie, di cui hanno realizzato poi il film presentato nella famosa mostra al MoMA di New York nel 72, Italy, the New Domestic Landscape. In questa immagine in realtà c'è tantissimo di quello di cui poi andremo a parlare nei minuti che seguono, però per il momento teniamoci, diciamo, su questo, su un lato, diciamo, basso. Super Studio è stata un'esperienza enorme, è senz'altro stato un parto della controcultura degli anni 60. Gli anni 60 sono appunto gli anni della controcultura hippie, delle culture psichedeliche e così via. Che succede? Che il critico Alex Ross, no, famoso critico musicale, se noi ritorniamo a Berio e Materna, no, quella roba che abbiamo ascoltato all'inizio, allora, Alex Ross nota giustamente come negli anni 60 queste musiche qui, le musiche come cosiddette dell'avanguardia colta, diventano una specie di mood music della generazione psichedelica. Che significa? Significa che queste musiche, con questi suonetti strani, con queste atmosfere cangianti, con questi effetti che arrivano, compaiono e scompaiono, sono effettivamente una colonna sonora perfetta per il viaggio psichedelico, per il viaggio sotto LSD, per la, come si diceva all'epoca, non lo so, non c'ero, diciamo, per la espansione degli stadi di coscienza e per gli effetti allucinatori che si accompagnavano a questo. Ora, noi siamo abituati a immaginare la controcultura hippie come un'utopia di stampo sommariamente primitivista, no? Perché è una controcultura che vagheggia il ritorno alla natura, alle comuni in campagna, no? I falò in mezzo ai boschi, dal lato del ruscello, una cultura quindi che a sua volta è anche estremamente critica e polemica nei confronti dell'elemento tecnologico. Ci sono tanti testi che potremmo prendere come esempio, ne abbiamo scelto uno in omaggio, diciamo, a questa corrente italiana inaugurata adesso con l'immagine di Super Studio, ne abbiamo scelto un altro con Sara, che viene da un ambiente molto particolare, lo stesso ambiente di Superstudio, quello della cosiddetta architettura radicale italiana degli anni 60 e 70, dei Superstudio, un altro gruppo molto importante dell'epoca, erano i 9999. Allora, nell'immagine vedete il progetto dell'orto naturale e artificiale che era stato fatto dai 999 per uno spazio molto particolare, che era quello del Space Electronic, questa discoteca fiorentina, e il progetto poi è stato esposto sempre alla mostra del Museum of Modern Art di New York, e i 999 avevano anche scritto un proclama che iniziava in questo modo: rilassatevi, immensi cicli energetici sostengono la nostra vita in una sottilissima pellicola della Terra. La nostra esistenza dipende solo dalle forme di vita e fenomeni conosciuti e sconosciuti, la natura. Ma, diceva anche, la tecnologia nata per difendere l'uomo ha prima offeso la natura e sta oggi rivolgendo l'offensiva contro l'uomo.
Ecco, appunto, è proprio un concentrato, se vogliamo, di retorica antitecnologica, neoprimitivista, che se vogliamo è tipica di quegli anni. Però Sara raccontava appunto che i 999 sono responsabili di uno spazio come lo Space Electronic in quegli anni. Eccolo qua, lo vediamo, è stato uno dei templi della controcultura hippie e freak nella Firenze del periodo. Vedete qua un concentrato proprio di immaginario space age, diremmo. Lo stesso nome, Space Electronic, no? Cosa racconta? Proprio nei termini che sceglie, da una parte c'è l'elettronica, dall'altro lo spazio, insomma, questi interni che suggeriscono queste capsule, no? Che di bucolico o idilliaco non hanno nulla. Però è anche curioso che all'interno di uno spazio del genere, poi 999 ci fanno un orto, no? Che è un contrasto. Hanno fatto anche un lago. Un lago, sì, tante cose. È un, diciamo, un contrasto in apparenza molto stridente, no? Perché questo tempio per capelloni, no? Che mangiano macrobioti, no? Si fanno l'orto in casa, vanno appunto a suonare i bonghi accanto ai ruscelli, in realtà evoca questa dimensione ultra high tech, quella che abbiamo visto prima, no? A cominciare proprio dai riferimenti spaziali, no? Proprio inteso proprio come spazio cosmico. Quello è un riferimento molto ricorrente di quegli anni, anche perché sono gli anni dello sbarco dell'uomo sulla Luna, della corsa allo spazio e così via. E cosmico stesso è proprio un aggettivo ricorrente, anche quasi, diciamo, caricaturale, no? del linguaggio hippie e freak dell'epoca. Una cosa è cosmica, è una cosa bella, no? Una cosa grandiosa. Cosmica e poi anche la musica, che negli anni 70, fine 60, primi anni 70, viene prodotta in Germania e che rappresenta il primo stadio importante nella produzione di una musica elettronica di stampo extracolto. Cioè finalmente dai laboratori, come quello della RAI di Milano, riservati all'elite della musica cosiddetta autoproclamatasi seria, l'elettronica diventa invece un linguaggio in tutto e per tutto pop, e lo fa attraverso appunto una serie di musicisti principali, attraverso un sacco di nomi ovviamente. Tra questi più importanti, una delle scuole più importanti è senz'altro appunto quella chiamata Cosmische Musik, no? Cioè musica cosmica tedesca, di cui ascoltiamo un esempio classico. Questi erano i Tangerine Dream, che vediamo, un brano del 74, questo Fedra si intitola. Vediamo tra l'altro in questa immagine che è un loro concerto in una chiesa, la cattedrale di Coventry. E non è una location casuale, perché allora la musica cosmica, per definizione, lo dice già il nome, racconta cosa? Racconta dei viaggi tra gli spazi siderali, un po' come i pianeti di Gustav Holst da cui siamo partiti, no? Però il viaggio siderale, diciamo, per la controcultura dell'epoca, controcultura freak, hippie e così via, per l'underground del periodo, funziona anche come correlativo oggettivo di un'esperienza spirituale, no? di un viaggio interiore, no? All'interno della psiche e dell'anima dell'ascoltatore. Questo viaggio ovviamente possibilmente implementato sempre dall'utilizzo di sostanze e così via, in pieno ossequio al grande programma, diciamo, underground hippie degli anni 60. Questo, diciamo, appunto, questo ragionamento del cosmico che sta lassù in alto tra i cieli, ma anche dentro di noi, il micro, il macro e così via, l'alto è ciò che sta in basso, diciamo, rimanda tutto a questa dimensione un po' paragnostica che è proprio della controcultura hippie. Però suggerisce anche un legame interessante, perché qua è plateale la cosa, cioè di contro allo stereotipo, no, del fricchettone che vive come un selvaggio tra i boschi, si fa crescere i capelli e i peli perché non ha conosciuto la tecnologia, è contro la tecnologia, come ci dicevano i 9999, e quindi ritorna a uno stato di natura primitivo. Ecco,
troviamo di contro, diciamo, a questo stereotipo troviamo invece un corrispettivo nel massimo della tecnologia disponibile all'epoca, no? Che era quella dell'industria aerospaziale, no? Il non plus ultra della tecnica. E è anche interessante che la cultura hippie, freak e così via, nonostante, diciamo, la retorica natural primitivista di cui abbiamo ripetutamente parlato, è se stessa una controcultura pienamente artificiale. Innanzitutto, paradisi artificiali sono quelli prodotti dall'LSD, dalle sostanze e così via, proprio definizione classica, no? I paradisi sintetici, paradisi artificiali, appunto. Quindi è un viaggio anche questo viaggio interiore, però nasce anch'esso in un laboratorio di chimica in questo caso, molto diverso magari da quello di Berio, Maderno e Nono, ma che sono laboratori che poi producono queste sostanze sintetiche che a loro volta rappresentano proprio un'irruzione della tecnica, dell'extraumano, dell'inumano, tra le stesse proprio sinapsi dell'individuo. Che a sua volta, introiettando, diciamo, questa dimensione in tutto e per tutto artificiale, annuncia, cioè proprio incarna dentro se stesso un salto che fondamentalmente è già un prodromo postumano, potremmo dire, insomma, per ricorrere, diciamo, a una terminologia molto abusata, no? Quindi siamo in realtà veramente ai prodromi di quel cyborg che non a caso dà il titolo a un altro disco di un altro musicista della musica cosmica tedesca, Klaus Schulze, e che a sua volta poi diventa un trionfo totalmente robotizzato con questi tizi qui. Vabbè, non la faccio tanto lunga, loro sono i Kraftwerk, sono probabilmente il gruppo più importante dell'intera storia della musica pop, questo lo dice il Guardian, che è un giornale inglese che li ha preferiti persino ai Beatles. Allora, i Kraftwerk, proprio il nome stesso in tedesco significa centrale elettrica, i loro brani, no, parlano di autostrade, di robot, questo è un brano abbastanza tardo, diciamo, un brano dell'81, Computer World si intitola, però il loro percorso comincia già da qualche anno prima, dagli anni 70 appunto. E quindi in apparenza di Kraftwerk quella dimensione psichica, no, della musica cosmica viene abbandonata per recuperare, diciamo, quello slancio tipicamente modernista che per esempio fu di personaggi come Berio e Maderna. Qua vediamo infatti una pagina dal mensile The Face, un mensile inglese, che parlando di Kraftwerk recupera questa estetica costruttivista, proprio a sottolineare, diciamo, il ritorno proprio dell'elemento moderno e futuribile e, come dire, techno-friendly del modernismo stesso. Allora, i Kraftwerk che sono, diciamo, il gruppo più di tutti, però fornirà la grammatica base di scuole, di suoni come la musica techno, tutto quello che è seguito, diciamo. Quindi sono il gruppo proprio alla base del suono elettronico contemporaneo per come si sviluppa poi dagli anni 80 in poi. Però negli stessi anni, diciamo, in cui si muovono i Kraftwerk in Germania, in Inghilterra c'è un altro personaggio molto molto citato, molto molto famoso, che adotta una strategia in apparenza completamente diversa rispetto a quella dei Kraftwerk, che sto ovviamente parlando di Brian Eno, che è tra l'altro l'uomo da cui viene il nome di questo incontro, Another Green World, un suo disco storico proprio degli anni 70, che però non ascolteremo oggi. Eno ha fatto tante cose, ovviamente, diciamo, una delle sue, probabilmente la sua invenzione più celebre è la fantomatica musica ambient, che abbiamo già incrociato in precedenza, qua un altro assaggio. Thank you.
questo è un estratto dal disco che vedete ritratto dietro di me, On Land. La musica ambient, no, lo sapete, questa musica rilassante, no, proprio quel rilassatevi intonato dai 9999 nel 1970, se non sbaglio. Qua proprio diventa proprio la missione della musica ambient tutta, no? A sua volta nel mondo musicale l'ambient è all'origine di molti di quei fenomeni che più spesso insisteranno proprio su questo binomio, no? Suoni artificiali, tappetoni elettronici, immaginari, idilliaco, bucolici. Un fenomeno classico è la cosiddetta New Age. Con Sara abbiamo molto discusso se infilare un brano di Enya in questa, ma forse non c'era tempo, quindi purtroppo, diciamo, io ero pro. Anch'io ero pro, però alla fine l'abbiamo arbitrariamente tenuta da parte. La New Age, se vogliamo, appunto, un po' questa degenerazione, no, se vogliamo, del Enya, che è una musicista tipo che fa musiche celtiche, ma con i video ambientati tra le cascate dell'Africa, così, con questi tappetoni elettronici. Però per tornare, diciamo, alle origini dell'ambient, innanzitutto è interessante notare che quando Brian Eno concepisce la musica ambient, non sta minimamente a pensare ai prati con le pecorelle di Cage. Lui concepisce l'ambient per musica per aeroporti, per esempio, per centri commerciali, insomma, che musica che serve da tappezzeria per ambienti costruiti dall'uomo. Quindi niente ruscelli, niente boschetti e bonghi. Poi certo arriva questo disco qua che vedete dietro di me, che è On Land, un disco dell'82, che già dal nome tradisce, diciamo, quali sono i suoi intenti. La copertina con questi elementi topografici è un altro indizio. È un disco proprio che fa riferimento, cioè i singoli brani fanno riferimento a dei luoghi fisici che sono boschi, scogliere, fiumi. E, nei brani vengono utilizzati dei campioni processati, di suoni della natura e così via. Però che tipo di natura suggerisce? Cioè, riascoltiamolo un attimo, no? Allora, ci sono varie interpretazioni che possiamo dare su un disco come On Land, che è un disco, probabilmente è il vero capolavoro di Brian Eno, ed è, diciamo, uno dei dischi più importanti di sempre della storia della musica elettronica extra colta. Sono tutte interpretazioni di questo disco che ancora una volta chiamano in causa sempre quel rapporto che sta tra estremamente intimo ed estremamente altro, no? Cioè, quindi c'è una interpretazione puramente psichica. Cioè Eno non è che descrive la natura così com'è, descrive dei ricordi, i suoi ricordi, proprio ricordi infantili, personali, di bambino, di luoghi che esistono solo nella memoria. Quindi essendo una natura della memoria, è un'allucinazione essa stessa, non è una natura naturalista, non so come dire, non è reale, è già qualcosa che non è più. L'altro aspetto riguarda direttamente la scelta del medium elettronico per raccontare questo mondo qui, e qui ritorniamo un'altra per l'ennesima volta in 9999, questo è un esperimento del 1970, se non sbaglio proprio, che è... Questa è la sonorizzazione degli alberi di un parco attorno a Firenze, all'interno di quello che era la S-Space, che era una scuola, un esperimento pedagogico fondato dai 9999 insieme a Superstudio, e qua stavano facendo, cioè legando questa strumentazione attorno agli alberi, stavano facendo ascoltare la musica elettronica agli alberi. Quindi gli stessi tizi, diciamo, che invitavano rilassatevi, abbandonate, diciamo, l'apocalisse tecnologica per tornare alla natura e così via, poi alla fine sono... le stesse persone poi provano a far parlare un albero, insomma, sostanzialmente, e anche a fargli ascoltare della musica, però per entrare in contatto con un albero, a che linguaggio si devono riferire? Che strumenti devono ricorrere? A un registratore magnetico, insomma, alla tecnologia stessa. Il risultato, appunto, di questo dialogo sarà a sua volta mediato dal mezzo elettronico. Che lingua parlano questi alberi? Il ragionamento dietro sembra essere questo. Di sicuro è una lingua non umana, no? Quindi una lingua, diciamo, a noi incomprensibile, che non parla la nostra grammatica, non ha il nostro vocabolario, e che quindi possiamo approssimare
solo attraverso un linguaggio altrettanto inumano e artificiale come la estraneo da noi come la riproduzione tecnologica. E tutti questi aspetti, no? Quindi la natura come innanzitutto memoria, ricordo interiore, mondo che già non è, come fenomeno psichico, che poi a sua volta riporta quel bagaglio psichedelico, chimico-psichedelico delle prime controculture degli anni 60. La natura come lingua, come mondo, come lingua a noi estranea, no? E il ricorso al mezzo tecnologico, mezzo elettronico, extraumano e così via, per provare, diciamo, di entrare in contatto con la natura stessa, come tentativo di decifrare quella lingua lì. Queste sono tutte coordinate che ci offrono appunto degli spunti sul perché da un certo punto in poi il suono elettronico sia diventato proprio il suono per eccellenza per descrivere il nostro rapporto con la natura e gli immaginari, tra virgolette, naturali genericamente parlando. Noi abbiamo detto innanzitutto che se la natura in questi casi diventa un fenomeno tutto interiore, tutto psichico, tutto mnemonico, di fatto non esiste, di fatto appunto è un'allucinazione. Questo è un aspetto che viene reso bene da un disco che è in tutto e per tutto il vero grande erede di quel On Land di Brian Eno del 1982, un disco che neanche annuncio perché ovviamente tutti riconoscerete le prime note, vero? Il disco che tutti avete riconosciuto è Selected Ambient Works 2 di Aphex Twin, un disco del 92, un disco anche questo molto importante che rimane questo enigma su cui si è scritto tantissimo senza mai arrivare a nulla, proprio perché è difficile, è un disco criptico, proprio enigmatico. Questo è il brano più pop, diciamo, dell'intero album, è il brano che lo apre, tra l'altro, si intitola Cliff Scogliere. Questo, quello che vedete, è la busta interna, la copertina interna con queste, del disco, con queste icone anch'esse molto criptiche, incomprensibili. È veramente un oggetto respingente, diciamo, Selected Ambient Works 2, perché pare veramente nato da un'intelligenza, diciamo, un paragone che a me non piace molto, diciamo, che però spesso è stato tirato è stato usato in maniera, ripeto, che a me non piace, per dischi come questo, e in particolar modo per Selected Ambient Works 2, sembra un disco autistico. A me non piace molto, per ovvi motivi, diciamo, questo parallelo, però è, diciamo, negli anni 90 era questo tentativo, questa approssimazione da parte della critica per spiegare, ma cioè, cos'è una cosa opalescente, impenetrabile, che non riusciamo a comprendere questa musica qui, questa elettronica muta, no? Per certi versi. E appunto anche qui il brano, dicevamo, si intitola Scogliere e ci riporta allo stesso percorso fatto da Brian Eno in On Land, no? Nel tentativo appunto di evocare dei luoghi, a volte sono proprio gli stessi geograficamente, per la Cornovaglia e così via, però è un disco che, assieme appunto al ricordo interiore di questa memoria, proprio al suo interno ha anche non so, i suoni ronzanti dei piloni dell'elettricità. Questo, diciamo, è un altro modo in cui spesso si è tentato di descrivere questo disco, cioè che musica fa questo, che musica fa Aphex Twin qui in questo disco? Fa la musica dei piloni dell'elettricità in mezzo a un prato, che, cioè, ci sta, cioè, mi ricorda, diciamo, un'immagine che rende bene le atmosfere di Aphex Twin in questo disco, è questo esperimento di Mark Dorff, no? In cui c'è questa natura che non è più, è al tempo stesso fatalmente irreale, fatalmente, come dire, psichedelica se vogliamo, ma dalle forme squadrate, nette, high tech e così via.
Quindi la natura come questo linguaggio impenetrabile, oscuro, incomprensibile, estraneo al dominio dell'uomo, dagli anni Ottanta in poi, da Ino in poi, diventa un filone, diciamo, molto 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 battuto, e porta a delle conclusioni molto molto strane, molto anche, come dire, non scontate, ecco, diciamo, sempre Brianino, sempre lui, fa un altro lavoro molto famoso, questo. Taglio anche qua brutalmente il brano per andare un po' veloci. Questo è un disco che in realtà precede anche On Land, di cui abbiamo parlato prima, un disco dell'80 fatto da Ino insieme a John Hassell. Qua i due provano a rendere la questione proprio in maniera quasi didascalica, perché immaginano questa musica del quarto mondo, così la chiamano, che è contemporaneamente ultra primitiva e ultra tecnologica. Cioè loro fanno, immagino questo... questa specie di pianeta selvaggio colonizzato nel lontano futuro da una specie di tribù extraterrestre, il suono della tromba di Asa, quel suono strano che sentiate, quella era la tromba di Asa, quindi un suono organico però che viene modificato da effetti elettronici proprio per dare proprio questo effetto, no? Per rendere alieno il familiare, no? Quindi rendere una lingua non più riconoscibile quello che pensavamo fosse riconoscibile. E poi ci sono questi ritmi genericamente africani, no? che vogliono rendere appunto questa sensazione primitiva, no? Tribale, diciamo, così. Adesso accuseremmo un disco del genere, accuseremmo così di appropriazione culturale, di atteggiamento coloniale, e così via. Ci sono questi elementi. Però Ino e Hassell, diciamo, quello che volevano fare era immaginare delle possible music, le chiamavano loro, cioè musiche non tanto per il futuro, ma in grado di arrivare proprio dal futuro stesso. È un futuro in cui il confine tra organico e inorganico, tra natura e artificiale, è ormai superato. La visione, se vogliamo, è una visione utopica, evoca giungle, foreste tropicali e così via, solcate da queste strutture immense, high-tech, no? Che convivono pacificamente con una natura primordiale. Qua Sara ha trovato, diciamo, un corrispettivo perfetto. Che... questo è l'intervento di Pierre Wig alla Biennale di Sydney del 2008, Forest of Lions, in cui ha trasferito un'intera foresta, diciamo, all'interno dell'Opera House di Sydney. E questo, appunto, immaginare qui è proprio ancora una volta negli anni 90, diciamo, che arriva alle sue estreme conseguenze e che prende una piega strana. E lo fa all'interno della, sono più o meno gli stessi anni della Fake Swing che abbiamo ascoltato prima, lo fa all'interno della cultura rave, che tante volte impropriamente anche è stata paragonata alla stessa controcultura hippie da cui siamo partiti anche noi. Negli stessi anni, più o meno nel 92, 93, 94, in cui Aphex Twin produceva le sue musiche, quindi, mute, e oscure, enigmatiche, di Selected Ambient Works 2, tra l'altro, piccolo inciso, Selected Ambient Works è un volume 2, ma non c'è il volume 1, quindi... Il primo volume è un 85-92, vabbè, adesso non... Poi, diciamo, più o meno sempre in quegli anni, sempre in Gran Bretagna, emerge un suono all'interno della cultura rave che si chiama jungle, no? Quindi già, se vogliamo, già dal nome sembra suggerire appunto la giungla, le foreste selvaggi, le felci, le liane, non so cos'altro. Poi in realtà l'origine di questo nome viene da tutt'altro ambito, però adesso non, teniamoci così sulla suggestione. E anche musicalmente, d'altronde, la jungle ha qualcosa, no, se vogliamo, di tribale, che sarebbe piaciuto agli Ino e Hassell, che cercavano i ritmi così pseudo-africani per le loro musiche possibili del futuro, no? Quindi la jungle stessa, diciamo, ha un suono arcaico, se vogliamo, primitivo, però, cioè, il risultato è questa roba qui.
lo volevo mettere tutto, però non c'è tempo. Ovviamente per questo pezzo una leggera preferenza, ho resistito fino ad ora. Allora, questo pezzo si intitola Predator. Predator è un film di fantascienza, diciamo, dell'87 se non sbaglio. È un film importantissimo per la cultura jungle. Ci sono due film che la sottocultura jungle continuamente cita, tira in ballo, dedica a decine, centinaia di tracce. Due sono i film per la cultura jungle: Terminator e Predator. Sono ovviamente legati tra loro, adesso non abbiamo tempo di indagare questo rapporto. Però di cosa parla Predator? Parla di un alieno che è precipitato da un'astronave e poi riesce a mimetizzarsi nella giungla attraverso un sistema artificiale, no? Che gli permette di diventare tutt'uno con la natura circostante e li ammazza gli uomini. È questa roba qui. Questa è dalla serie Predator, insomma, poi Predator è diventato un franchise praticamente. Allora, qua, che sembra tra l'altro sì, una classica roba post-internet dell'anno scorso, invece roba, okay, però diciamo troviamo in maniera molto plateale, no, questo binomio, no, tra natura e ultra-artificiale, cioè diventano davvero proprio una cosa sola, no, attraverso un processo di mimesi, no, di camouflage. No? Però a differenza del futur primitivismo di Hino e Hassel, qua tutto diventa più minaccioso. Cioè, Predator arriva sulla Terra per ammazzare l'umanità, quindi questo binomio comporta la fine dell'umanità, l'estinzione del genere umano, di tutto quanto umano resta. Predator è qui per uccidere l'uomo, così come Terminator è qui per indicare, no, la capitolazione dell'umanità da parte del cyborg, vabbè, insomma. Però diciamo, nella jungle, nella musica jungle, questa sensazione, questo messaggio viene reso molto bene proprio nella musica stessa, perché una musica, in gergo si dice dark side, no? Quindi scura, ed è proprio una musica tecnicamente antiumana. Le ritmiche della jungle, che in gergo vengono chiamate ritmiche spezzate, no? Per esempio, questo andamento meccanico dei brani, ma molto spezzato, no? È fatto apposta, per imparare, è fatto apposta per negare quello che è il movimento fluido del ballo, il movimento armonico, no? della cassa dritta della techno e così via. E tutto l'andamento proprio dei brani perde tutto quanto aveva di spontaneo anche una musica teoricamente non spontanea come la musica elettronica prodotta fino a quel punto. E poi ovviamente interviene di nuovo l'elemento chimico. La cultura rave ha tante droghe di riferimento, ma una in particolare, diciamo, che è l'ecstasy. Nella jungle in realtà l'ecstasy occupa una posizione più laterale, però anche qui dal viaggio cosmico, che a sua volta veniva implementato e aiutato dall'introiezione della chimica all'interno dell'individuo per allargare i propri orizzonti e così via, qui invece arriviamo all'elemento chimico che interviene, diciamo, nella psiche dell'individuo per portare a cosa allo sterminio della razza, della specie umana. Sulla jungle hanno scritto tantissimo molti autori, alcuni dei quali ieri abbiamo citato in un altro incontro, Kodwo Shun, Nick Land, Mark Fisher. Loro hanno insistito molto su questo fatto che la jungle è una musica che, come speravano Hino e Hassel, viene effettivamente dal futuro, viene però da un futuro in cui l'uomo si è estinto. E però è interessante, perché per rendere questa estinzione, questo senso di minaccia, di catastrofe totale, a che immaginario si fa riferimento? Alla natura, alle liane, alle giungle dello stesso nome jungle. Però non è quella natura, no, selvaggia, che spesso nei film distopici, cioè, no, che riconquista il pianeta, no, dopo che gli uomini se ne sono andati. No, è una natura che è essa stessa proprio lo strumento dell'antiumano, proprio perché è intraducibile, è indicibile, non possiamo comprenderlo se non attraverso uno sforzo appunto antiumano, postumano, se vogliamo, cioè da una parte di nuovo attraverso l'introiezione della chimica dentro i nostri stessi corpi biologici, dall'altro attraverso capitolando definitivamente al linguaggio delle ritmiche elettroniche descritte poc'anzi. E noi d'altronde sappiamo che quella famosa natura lì, questa natura di liane, di giungle e così via,
Se la spogliamo, diciamo, dalla idealizzazione di stampo romantico che la circonda, è veramente effettivamente l'ambiente primigenio, no, del pianeta in cui abitiamo, cioè della terra che calpestiamo. Cioè sono il linguaggio che questo pianeta si è dato in una fase della sua storia, prima ancora che, diciamo, l'uomo intervenisse. Quindi in questo contesto noi, cioè, musiche come queste ci dicono una cosa: noi siamo davvero degli alieni nel mondo che abitiamo, cioè siamo creature strane al pianeta madre, oppure siamo appunto fantasmi, no? Perché siamo presenze che abitano questo mondo che di noi non ha più alcun bisogno, non ha mai avuto bisogno. Esattamente, tra l'altro, come le famose distese cosmiche dei pianeti lontani nello spazio, che in un twist, diciamo così, strano, rappresentano l'utopia della musica cosmica tedesca. Però appunto è un ambiente che già ci ha relegato nel dominio del non necessario, insomma, cioè noi siamo un incidente di percorso, un fatto accidentale, e non il soggetto, diciamo, attorno a cui tutto ruota. Però, diciamo, al di là, insomma, di queste constatazioni, in casi del genere, diciamo, quello che è interessante proprio nella musica, nelle evoluzioni che la musica elettronica ha preso da un certo punto in poi, è proprio che viene spezzato quel binomio, no? Che dato per scontato in quelle dicotomie di cui parlavamo prima, no? Il binomio tra natura e organico viene meno. Cioè, se per natura intendiamo il famoso idillio bucolico, e per organico intendiamo la vita, no? Il soffio vitale, quindi l'uomo, quindi noi stessi, il genere umano, ecco, questo binomio viene pesantemente messo in discussione. E qui, se vogliamo, appunto, torna un concetto come quello di minerale, no? Che è allo stesso tempo inorganico e naturale, no? È proprio la terra che calpestiamo, è la crosta che per puro caso, no? Abitiamo. E se vogliamo, da questo punto di vista, quale linguaggio migliore della musica elettronica per rendere questo contesto qui? Beh, è una musica fatta veramente di silicio e di cristalli, proprio per come viene prodotta. È una scelta naturale, no? Potremmo dire, no? Quella battuta. Qua, per esempio, veniamo a tempi molto più prossimi a noi. Questa è Brenna Murphy, è un'artista che ha collaborato molto con due musicisti americani, chiamati Visible Cloaks, che fanno musica ambient, ma musica ambient di adesso. Allora, negli ultimi anni noi abbiamo assistito a una pesante fascinazione, proprio a partire da questo bagaglio da cui siamo partiti, che è stato per un certo periodo messo un po' da parte, poi è ritornato negli ultimi anni, e quindi abbiamo assistito a una nuova leva, diciamo, di musicisti che hanno una forte fascinazione proprio per temi sommariamente ecologisti, no? La stessa Ecofuturism Corporation, da cui che abbiamo ascoltato all'inizio, i Visible Cloaks che ho appena citato, sono musicisti che però utilizzano, per descrivere questo ambiente non meglio precisato, che viene, se non al di là del termine, diciamo, ecologico, ecologista e così via, utilizzano però un suono molto freddo, no? Duro, tagliato proprio col laser, che non ha niente, no? Delle sonorità calde, analogiche, organiche, di tanta elettronica che a suo tempo provò anche a restituire questo immaginario qui, anche in maniera, diciamo, molto, molto complessa. Qui mi vengono in mente, insomma, i Birds of Canada, su cui potrei dilungarmi per un'ora e un quarto, ma non lo farò. Però vi faccio un Visible Cloaks, vi faccio un esempio: questa è la musica che fa nell'ambient, diciamo. Beh, taglio anche qua. In realtà andrebbe, non so, ascoltatela a casa in cuffia, e vedrete appunto che è una musica dalle qualità spaziali, dalle qualità proprio sonore molto, molto, diciamo, high tech, HD, no? Di contro, appunto, a quello stereotipo, no, dell'ambient, come le pecorelle, no, in mezzo al bosco. E naturalmente, diciamo, musiche e fenomeni e tendenze del genere in realtà portano a... ci interrogano anche su qual è il senso reale, no, di questi immaginari qui. Cioè, rimane sempre un dubbio se ci stanno raccontando un'utopia o una distopia, no? Cioè, noi prendiamo un'immagine del genere, questa qua, che vedete viene sempre
Eco Futurism Corporation, l'etichetta Eco World, no? di musica elettronica high-tech HD di cui abbiamo già parlato, no? Questa è una delle loro, diciamo, immagini di una copertina, non mi ricordo neanche di cosa. Non so se vi fa venire in mente qualcosa. Vediamo, sorpresa. Eccolo qua, il famoso bosco verticale. Io la prima volta, cioè, cos'è il bosco verticale? La prima volta l'ho visto veramente con i miei occhi, ci sono arrivato tanto e ho detto, ah, è la natura per i ricchi, eccola. Da una parte tu hai la natura che viene sempre intesa con questo afflato romantico, dialetto qua, ottocentesco, diciamo, no? La natura perché è la cosa bella dentro la quale si vive bene. Però è una natura tutta a disposizione, privatizzata, diciamo, a disposizione di pochi, degli happy few che se lo possono permettere. Il bosco verticale, che viene descritto come questo edificio ecologico e eco-friendly, ha dei costi di manutenzione abnormi, non so ogni mese quanto uno deve pagare con l'acqua che viene utilizzata per una di quelle piante là, insomma ci fai 8 parchi pubblici nella grigia Milano, ma questo è un... Cioè, ricorda veramente, ricorda quelle isole, no, di Seasteading, no, come viene chiamato, no, quelle che piacciono a Peter Thiel, a questi libertarian della Silicon Valley di oggi, no? Cioè, queste isole in mezzo all'oceano dove vanno a vivere loro ricchi, mentre attorno c'è la catastrofe, il disastro ambientale, e loro stanno là, tranquilli, grazie alla tecnologia che loro stessi hanno non inventato, perché i soldi in realtà li ha dati lo Stato, vabbè, qua diciamo, però diciamo grazie alla che loro hanno cooptato per i loro oscuri fini, loro vivranno felici e contenti in queste isole perse nell'oceano, mentre noi periremo in mezzo alla desertificazione del pianeta. E beh, il bosco verticale è già, cioè, senza andare nei progetti di Peter Thiel, Elon Musk e chi altri per loro. Volendo, diciamo, qua abbiamo un esempio a pochi chilometri da qui, diciamo, un esempio in nuce, quantomeno concettualmente c'è questo ragionamento dietro. Commentando appunto proprio il bosco verticale, qui veramente arriviamo alla fine, Sara mi ha detto, vabbè, ma tanto che ti frega delle isole di Seasteading, Sara, la mia collega, compagna qui di nero, perché ti frega, tanto verranno comunque invase dalla plastica anche loro. E questo, se vogliamo, diciamo, è un po' uno dei messaggi che, volendo, possiamo trovare da questo rapporto complesso, contraddittorio, ambiguo, che la musica elettronica ha prodotto in termini di immaginario del nostro rapporto tra noi e l'ambiente che abitiamo, sia esso artificiale o naturale, nel modo in cui questa ha, diciamo, interrogato questa dicotomia, l'ha messa in crisi. Perché appunto ci ricorda un po' questo, no? Cioè, questi tentativi di riportare in vita l'idillio bucolico, no? Della natura benigna che tutto abbraccia e tutto avvolge, alla fine di ecologista non hanno nulla, no? se per ecologico intendiamo il rispetto, no? per il mondo che abitiamo, non solo perché cose del genere di fatto sono gesti arroganti per pochi che se lo possono permettere, ma poi perché proprio la natura è già tutta in quel silicio, in quel cristallo, in quei transistor che tengono assieme tanto la musica prodotta nei laboratori quanto, no, la famosa crosta terrestre che calpestiamo. E che dell'idillio bucolico non è tanto la negazione, proprio non gliene frega niente, non lo contempla. E questo forse è uno, ripeto, diciamo, dei messaggi, delle lezioni, se vogliamo essere, come dire, altisonanti, che secondo me possono arrivare se leggiamo un prodotto come la musica elettronica nei suoi aspetti anche più, non lo so, meno esteriori e meno superficiali. E io con questo ho finito, ringrazio Sara innanzitutto, ringrazio voi per esserci stati, non so se ci sono domande o il famoso dibattito del pubblico, c'è l'applauso. Ringrazio Francesca Comisso, Luca Perlo, Nuria Gatti, Marianna Vecello, ringrazio il Castello di Rivoli, la direttrice Caroline Cristo Bacarchi, ringrazio tutti, grazie a voi di nuovo, buona navetta per chi... a voi.